Compa, dimmi che ore sono. Che ore sono? Sono le 5 passate, quasi le 5 e mezza. Che bello Allora, bentornati ragazzi al nostro canale. Io sono Coco. E io sono Lobix. Oggi Coco, di che cosa parliamo? Oggi parleremo di uno smartwatch, faremo una recensione completa, sia per quanto riguarda ovviamente sempre l'applicazione e la funzionalità di uno smartwatch a basso costo. E non andremo a vedere uno smartwatch dal costo esorbitante che costa Esatto. 2, 3, 400 euro. Andremo a vedere questo smartwatch che costa pochi euro e promette tante cose. Andremo a vedere il tutto dopo la sigla. Sigla. Allora, il nostro smartwatch ci viene presentato in questa scatola, carina, piccola ed elegante. All'interno troviamo il nostro orologio, che già andiamo a vedere essere corredato da un suo cinturino. Esatto. Cinturino metallico, carino. Poi all'interno troviamo anche pacchettini regali. Troviamo un altro cinturino in gomma. Ok, quindi la possibilità già di cambiare un cinturino che è molto importante. Sì, alternare, magari quando esco metto questo, quando vado a fare sport metto questo. E poi troviamo anche un caricabatterie. Come vediamo, il caricabatterie, tra l'altro, sembra quasi una cover. Esatto, sembra quasi una cover. Molto interessante. Poi qua troviamo il manuale di istruzioni, lingua cinese, tedesco, bla bla bla. Manuale, abbiamo visto che non c'è l'italiano. Non c'è la lingua italiana, come ogni cosa Però. non c'è la lingua italiana. E comunque diciamo che questo è il nostro corredato. Quindi troviamo l'orologio col suo primo cinturino, troviamo un secondo cinturino In gomma. in gomma e troviamo il suo caricabatterie. Però il telefono Però poco importa. è talmente semplice da usare, intuitivo da capire che non c'è bisogno anche del manuale. Comunque adesso vi spiegheremo passo passo che cosa contiene all'interno questo orologio e lo andremo a vedere insieme. Poi, tra l'altro, se andiamo a vedere il nostro manuale, abbiamo comunque delle immagini, quindi abbastanza intuitivo anche far capire cosa stiamo facendo. Utilizzare. Se notate qui dietro l'orologio ha dei sensori che servono per la rilevazione dei battiti e per la rilevazione della pressione. Già vi sto svelando un qualcosina. Per quanto riguarda il caricabatterie, molto semplice da utilizzare di questo smartwatch, vediamo che c'ha dei pin qui dietro che devono essere messi a contatto con il pin di questo smartwatch. Praticamente, essendo messi a contatto, si chiude il tutto, si attacca una presa di alimentazione e gioco è fatto. Da non dimenticare che non ci danno incomodato. Un trasformatore. Esatto, però basta un qualsiasi, anche quello del caricabatterie del cellulare, basta che sia 5 volt. Comunque, adesso vi facciamo vedere un po' tutte le funzionalità del telefono, vi facciamo vedere la qualità grafica, andremo a spulciare un po' questo. Ma perché hai Esatto. detto telefono? Telefono adesso. Comunque, adesso andremo a vedere più nel dettaglio lo smartwatch, andremo a vedere la qualità grafica, tutte le sue varie funzionalità, vediamo un po' come si comporta. Facciamo vedere lo smartwatch. Lo smartwatch non è interamente touch. Allora lo metto così vi faccio vedere come si mette con questo. Molto semplice da mettere con questo cinturino chiamato in maglia milanese. Allora, questo è l'orologio. Lo schermo, come vedete, è touch solo nella parte inferiore, solo una zona è touch, premendolo. Una volta vediamo l'orario, poi andiamo a vedere i passi, poi andiamo a vedere le chilocalorie, i chilometri percorsi, i battiti per minuto, la pressione arteriosa, la qualità del monitoraggio del sonno, i messaggi, può ottenere gli ultimi 3 messaggi. Se invece su questo menu teniamo il dito in pressione, andiamo a vedere che entriamo nei sottomenu. Per quanto riguarda lo sport, troviamo correre, camminata, arrampicata, cavalcata, la nuotata, il ping pong, la palla canestro, il calcio, insomma, troviamo vari sport per fare il nostro sport. Poi troviamo il timer che, tenendo sempre premuto la pressione, possiamo impostare un timer oppure fare un cronometro. E andando ancora avanti, troviamo il trova, che è il trova cellulare, come vi abbiamo fatto vedere l'applicazione, e l'impostazione. Entrando nelle impostazioni, una cosa carina, troviamo le smart face, e quindi possiamo scegliere tra
più tipologie di smart vest. Ce ne sono 5, scegliendo quella che più vi interessa, andate a selezionare quella che più vi piace e tenete premuto per selezionare. Diciamo che la qualità è una qualità buona. Vi volevo far vedere per quanto riguarda invece i battiti, come funziona. Troviamo un sensore posto qui dietro che va a rilevare i battiti. Ovviamente dovete tenerlo al polso oppure uguale per la pressione. Diciamo che la rilevazione del battito e della pressione sono abbastanza fedeli. Invece un'altra cosa carina che ho trovato è la messaggistica. Tutto il contenuto del messaggio, un po' piccolo, però si legge abbastanza bene. L'unica cosa che non riesce a vedere sono ovviamente le faccine che vi mandano tramite WhatsApp oppure le foto. Apriamo l'app. Dall'app trovate che il telefono è già collegato, lo potete collegare con il vostro nome e la vostra foto. Trovate nella pagina iniziale le varie misurazioni, la misurazione del battito, la misurazione del sonno e la quantità di sport che abbiamo fatto. Abbiamo lo sport. Una cosa che non avevamo detto è che lo smartwatch non ha il GPS, ma può essere agganciato tramite GPS del telefono per iniziare, così abbiamo un percorso sportivo già preimpostato che verrà poi tutto a fine sport visualizzato all'interno dell'app. E poi abbiamo le varie funzioni, l'obiettivo, dei passi giornalieri. L'orologio ci consiglia da 8 a 10.000 passi, noi possiamo impostare in base a quello che vogliamo fare, alle chilocalorie che vogliamo perdere, impostare un determinato quantificativo, mettiamo 9.000 passi. L'obiettivo del sonno, possiamo dire quanto tempo vogliamo dormire, mettiamo come ci consiglia, durata sonno consigliata è da 7 a 9 ore al giorno per un adulto, quindi confermiamo con 8 ore, facciamo una media, anche se 8 ore non dormiremo mai. E impostazione dispositivo, questo è quello che vi dicevo, HR continuo, sì, no, come vi abbiamo detto vi consigliamo di non farlo in maniera continua perché andrebbe solo a scaricare la batteria, solleva il polso per accenderlo, possiamo impostare e possiamo disattivare. Notifiche e chiamate, questo è per quanto riguarda se vogliamo sapere chi ci chiama attraverso una vibrazione, andremo a vedere sullo smartwatch chi ci sta chiamando. Notifiche SMS idem, quindi andremo a vedere gli SMS e chi ci manda gli SMS oppure no. Modalità non disturbare, se vogliamo possiamo fare che dopo l'attivazione dalle 22 alle 8 le funzioni di notifica del polso schermo luminoso non saranno disponibili. Confermiamo, così noi non verremo disturbati. E poi ci sono altre notifiche come con tutte queste applicazioni che vediamo: Cucù, WeWatch, Skype, Messenger, WhatsApp. E poi cosa utile, ci ricorda anche se dobbiamo prendere delle medicine, ci ricorda, noi possiamo impostare dei promemoria come medicine, riunione, oppure ricordarsi di bere visto che beviamo poco, oppure se stiamo troppo tempo seduti lui ci ricorda di muoverci. Comunque queste sono le varie applicazioni, poi ci sono i vari aggiornamenti, il formato orario, l'unità metrico e imperiale. Diciamo che il dispositivo, come la sua applicazione, è abbastanza semplice e intuitivo. Possiamo andare a misurare i battiti direttamente anche dall'applicazione, la pressione e i battiti. Bella la grafica dove ci viene indicato l'indice sanitario che va fino a 70 con un indice generale, buono, eccellente con i vari colori, ci viene quantificato lo sport nella prima colonna, il sonno nella seconda colonna e il battito nella terza colonna. Se andiamo a prendere il sonno ci viene detto anche quante ore abbiamo dormito, ci viene detto quanto tempo il sonno è stato profondo, quanto tempo il sonno è stato leggero e quanto tempo siamo stati svegli. Rimane in carica fino a una settimana, quindi per una settimana possiamo valutare tutta la qualità del nostro sonno. Possiamo vedere quindi giornalmente, settimanalmente, e poi possiamo vedere anche, se lo rileviamo più volte, possiamo vedere i battiti medi, il picco massimo della frequenza cardiaca e il picco minimo della frequenza cardiaca. Insomma, come applicazione direi che non c'è male, basica ma intuitiva. Allora, abbiamo visto le funzionalità del nostro smartwatch, abbiamo visto la nostra applicazione del nostro telefono per quanto riguarda questo smartwatch. Cosa possiamo dire? Io direi che per i soldi spesi, io direi che è un ottimo prodotto. Se ne trovano pochi su internet di smartwatch che ci danno anche un doppio cinturino e con dei cinturini di qualità. Soprattutto esatto. Quello in maglia milanese. Ma fa anche la sua figura. Diciamo. E fa anche la sua figura. Come funzionalità non ha nulla da invidiare a smartwatch di marche blasonate. I battiti e la pressione arteriosa sono da prendere un pochettino con la pinza, perché ovviamente più la qualità è alta di un prodotto e più precise saranno le cose. Però noi abbiamo confrontato queste funzionalità con altri orologi, altri smartwatch, e diciamo che le differenze erano minime. Esatto, sì. La qualità della cassa,
diciamo un'ottima qualità, la grafica va bene, al sole si vede discretamente bene, anche quindi sì, nelle giornate di piena luce, con pieno sole. Esatto, il contrasto diciamo che è abbastanza... è ottimo, buono, si vede tranquillamente. La batteria, ecco, per quanto riguarda la batteria, la casa costruttrice ci dà una batteria stimata che va dai 4 ai 7 giorni. Allora, dopo un utilizzo intenso di 15-20 giorni, possiamo concludere che la batteria cambia a livello delle impostazioni che andiamo a mettere. Ovviamente. Ok, abbiamo visto che questo orologio al giro del polso si attiva e non ci sono problemi. Si attiva 9 volte su 10, va bene. Se noi lasciamo attiva la funzionalità del giro polso e attivo smartwatch, diciamo che la batteria si scaricherà molto più veloce sul consumo. Molto più velocemente. Ovviamente, perché magari in un rilevamento di un leggero rotazione del polso si potrà illuminare, quindi capite, esatto, bene che si può abbassare di più il livello della batteria. Allora, con tutte le funzionalità attive, la batteria dura 2, massimo 3 giorni. Che non è poco, eh? Che già non è poco. Ma se noi con delle impostazioni predefinite come rilevare la frequenza cardiaca ogni qualvolta che a noi interessa, quindi non sempre, non in continuo, poi andare a utilizzare il giro polso solo quando è necessario e quindi attivarlo e disattivarlo, comunque è come se noi andessimo a fare un risparmio energetico. Con un risparmio energetico la batteria vi possiamo garantire che dura dai 7 ai 10 giorni. È stato testato. È stato testato. Quindi abbiamo la certezza. Detto ciò, cosa vuol dire? Che ovviamente il consumo della batteria dipende anche da voi, da come lo impostate. Io che ho provato questo smartwatch per 15-20 giorni, io mi sono trovato benissimo. Non stiamo facendo una recensione basata su dei dati che dà la casa costruttrice. Noi l'abbiamo provato, esatto, va più che bene. Io lo consiglio, ha un costo irrisorio, costa dai 30 ai 50 euro in base alle offerte che trovate su Amazon. Comunque trovate anche il link qui sotto in descrizione, vi lasciamo il link se volete andare a vedere e magari acquistarlo. Andate direttamente nel link e troverete il tutto. Vorrei precisare che non stiamo parlando di una marca famosa, quindi di prezzi molto alti. Qua è un prezzo molto basso per quello che fa, però rispetto a tanti altri smartwatch di questo prezzo è molto funzionale, funziona bene. Esatto, a parte avere tante funzioni è anche resistente. In poche parole, qualità-prezzo, diciamo che è un best buy. Più di così direi che è già il top. Io direi che il video finisce qui. Da Coco e da Lobix è tutto. Alla prossima. Alla prossima. Esigenze. Alle esigenze, in base per la giornata comune. Esatto. Per quanto riguarda lo sport, e arrivano le notifiche. Arrivano le notifiche.